Per il weekend, arriva il lunedì e fai il conto alla rovescia: il lunedì è il giorno più brutto della settimana perché mancano 5 giorni che ti separano dal venerdì sera per poi arrivare appunto al weekend e fare quello che ti piace fare. Bene, se stai facendo questo, stai sprecando la tua vita. Salve a tutti, Marco Casario qui. E oggi, ragazzi, voglio parlare di eh, un purtroppo una situazione che spesso accade: uno scenario in cui sono sicuro purtroppo dico molti di voi si, si trovano e, e che invece dovreste combattere con tutte le vostre forze. Perché me lo ricordo bene quando andavo a scuola, soprattutto quando ero un po' più piccolo e non avevo ancora scelto gli studi che mi piacevano. Eh, per me la domenica sera era il giorno più brutto, il lunedì terribile perché poi dovevo andare a scuola. Mancava tantissimo tempo al venerdì. Avevo tutta la settimana davanti e non vedevo l'ora che arrivava il venerdì e praticamente ogni giorno era un conto alla rovescia. Bene, ragazzi, vivendo in questo modo stare solo sprecando tempo. E, e, e la domanda che faccio sempre eh, quando mi trovo di, a, a parlare con qualcuno che mi riporta questo stesso scenario. Se, stai, se, se non stai vivendo la vita che ti piace vivere, se non stai facendo il lavoro che ti piace fare, se non stai studiando, soprattutto quando sei un po' più grande e hai avuto modo di scegliere te i tuoi studi, se non stai studiando quello che ti piace, allora perché lo stai facendo? Lo stai facendo perché qualcuno te lo ha imposto? Lo stai facendo, lo stai facendo perché qualcuno ti ha messo una pistola puntata alla tempia e ti sta costringendo a farlo? E, e a farlo soprattutto. Perché, che cosa stai facendo per cambiare quella situazione? Questa è la primissima domanda che devi farti. Ragazzi, la vita è una ed una sola. Passarla ad aspettare il weekend è uno spreco enorme, anche perché si vive poi da lunedì al, al venerdì sera in questo stato di frustrazione in cui eh, non si riesce nemmeno a fare quello che si vuole perché si è così concentrati a, 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 ad arrivare a quel momento, arrivare al weekend. E quindi di nuovo ti chiedo, che cosa stai facendo per cambiare lavoro se non ti piace o per cambiare la tua vita? Eh, che cosa fai? Eh, perché la risposta classica lo sapete qual è? Non ho tempo. Ma cavolo, non ho tempo di cambiare il mio lavoro, non ho tempo di eh, cambiare la mia vita, ho, ho così tante cose eh, da fare quando sto al lavoro che poi arri arri arriva il weekend e voglio solo eh, divertirmi e riposarmi. E, beh, capite bene che è un cane che si morde la coda, no? Si, si entra un po' nella, nella ruota, perché... Se, se non avete tempo per cambiare la vostra situazione, la vostra situazione non cambia. E io qui faccio subito una domanda eh, per spiazzare un po' la persona che ho davanti. Bene, che cosa fai dalle 19:30, 19 dalle 20, Non so a che ora tornate a casa da lavoro. Diciamo 19:30, probabilmente è un orario medio. Cosa fai dalle 19:30 alle 11:00 mezzanotte? Perché 6 ore, forse 7 ore per qualcuno che ne ha bisogno un po' di più, le devi dormire ed è importante dormire. dormire. Io non sono uno di quelli che dice ehm, lavorate tutta la notte, eh, no, perché il riposo è importantissimo per essere lucidi il giorno dopo ed affrontare la giornata. Quindi, ipotizzando che... Eh, 6-7 ore le dovete dormire, quindi avete tempo da quando tornate a casa, 19.30 fino alla mezzanotte. Che cosa fate in quelle ore? Bene ragazzi, perché se in quelle ore vi mettete davanti al televisore a guardare Netflix o i eh, vostri programmi preferiti, se vi mettete a eh, giocare alla PlayStation, se mh, uscite con gli amici a bervi una birra, beh... Allora è difficile che riuscirete a cambiare la situazione, perché per cambiare la situazione dovrete eh, impegnarvi e dovete, dovrete farlo al di fuori del, dell'orario lavorativo, soprattutto se state facendo il lavoro che non vi piace. E quindi, questo è il, prima, è la, è il primo concetto su cui ragionare, e se il lavoro che fai è non ti piace. Beh, allora perché non, quando non lavori non fare quello che davvero ti piace? Che può essere qualsiasi cosa, non necessariamente deve essere qualcosa a scopo, ro a scopo di lucro. Um, ti piace leggere, ti piace una materia in particolare, ti piace il marketing, ti piace far trading, ti piace investire, ti piace trovare un'alternativa di, di, di business. Bene. Perché non studi, non fai corsi? Ormai con i corsi online ragazzi non c'è bisogno di andare più da nessuna parte. Eh, basta stare seduti davanti al computer, fare qualsiasi corso ed è possibile riposizionarsi, ci sono addirittura università online. Quindi oggi non si hanno veramente più scuse. Quindi eh, cosa stai facendo per cambiare la situazione? Perché se, se tu non credi in te stesso, figu figuriamoci gli altri. Se non sei tu il primo a credere di poter cambiare la tua situazione, la tua vita, il tuo lavoro, nessuno lo farà per te. Sei l'unica persona che può farlo. L'unica. Il weekend, piuttosto che aspettare il weekend per divertirti, andarti a rilassare, andare a, eh, nei locali con i tuoi amici o, o andare a, eh, non so, stare sbracato sul divano tutta la domenica a guardare i film, bene, se la, la tua situazione la, lavorativa o, o la tua vita non ti piace, perché invece non investire il weekend per i prossimi sei mesi, per il prossimo anno, per i prossimi due anni? Per cambiare la vita da, dai due anni in poi, cioè, dopo questi due anni di impegno, immaginate di dedicare tutti i santi weekend sabato e domenica a riposizionarvi, ad ottenere dalla vita quello che volete, che potrebbe voler dire um, studiare qualcosa di nuovo, potrebbe voler dire fare dei corsi, potrebbe voler dire circondarsi delle persone giuste perché le persone che adesso avete intorno vi, vi, vi tengono, eh, in realtà uh, vi, vi trascinano uh, verso di, di, di loro e non vi fanno cambiare, non vi fanno permettere di, ave, di, di, di ottenere quello che volete. Bene, immaginate di dedicare questi due giorni per i prossimi due anni. Quindi parliamo di 24 giorni l'anno. È un mese, non è, non è tantissimo, ma nemmeno è poco. È un mese l'anno, che per due fanno due mesi l'anno. Immaginate che per i prossimi due anni dedicate due mesi al uh, a, a, a vostro riposizionamento: a colmare quel gap che vi manca per ottenere quello che volete dal vostro lavoro o dalla vostra vita. Sono sicuro che. Perché questo ogni tanto si, si sbaglia facendo questo errore, si, ci si concentra troppo sul breve termine e si sottovaluta quello che si può ottenere sul lungo termine. Quindi si dice, oh, ma io non ho tempo, io durante la settimana ho questo, ho quell'altro, ho la famiglia, ho la moglie, ho i figli, devo badare a questo, il lavoro, arrivo tardi la sera, sono stanco. Um, ok, va bene, e per quanto mi riguarda sono uh, banalmente... Non voglio dire che sono scuse, però ragazzi, la vita non è semplice, ok? Ma nessuno vi sta costringendo a fare quello che fate. Sono scelte che prendete e guardate bene che anche non scegliere è una scelta. Se voi non scegliete di fare qualcosa, state lasciando a qualcun altro. La facoltà di scegliere per voi può essere il vostro capo che vi dice quello che dovete fare, il vostro capo che vi dice che dovete lavorare, che vi spreme come un limone, vi dice che dovete lavorare 15 ore al giorno e quindi farvi tornare distrutti a casa per non poter far più niente, ma solo voi potete cambiare la situazione, ripeto, nessun altro. Quindi, veramente, se di questo video, di questi 7 minuti, vi deve rimanere qualcosa nella testa, sono due le domande secondo me, secondo me che vi dovete fare. Se non ti piace la, 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 la tua vita, il tuo lavoro, la, la tua situazione, cosa stai facendo per cambiarlo? Quanto ti stai impegnando per cambiarlo? E come puoi fare quello che ti piace? Come puoi costruirti nei prossimi sei mesi, nel prossimo anno, nei prossimi due anni? Hai pochissimo tempo? Nei prossimi tre anni? Come puoi costruirti la via d'uscita per... Smettere di vivere o smettere di andare a fare il lavoro che non vuoi e vi assicuro una volta che fate questo. Voi la domenica sera, il lunedì mattina non siete più tristi, io non c'è una mattina che mi alzo che non voglio andare a fare quello che devo. Perché quando fate quello che vi piace, non state lavorando, state facendo quello che vi piace. E non vedete l'ora di andare in riaccendere il computer e, e, e imparare cose nuove. Eh, e dedicarvi al vostro, alla vostra idea, al vostro progetto. Forse anche il progetto l'idea di qualcun altro, ma quando state facendo qualcosa che vi piace, vi importa davvero, vi pesa davvero molto. Molto meno le ore che impiegate al lavoro è, è veramente eh, deludente pensare che di vita ne abbiamo una e passarla ad aspettare il weekend o ad aspettare il momento per potersi eh, rilassare, per potersi divertire. No, ragionate al contrario. Ragionate esattamente al contrario, fammi dedicare. perché io me lo ricordo bene, ragazzi, quando ero ragazzo, quando avevo eh, 16, 17, 18 anni, 19, 20 anni, l'ho fatto per, per molto tempo. Quando i miei amici, il sabato e la domenica uscivano e andavano a divertirsi, e io rimanevo a casa a, a studiare eh, perché avevo delle idee piuttosto chiare di dove volevo arrivare, che cosa volevo saper fare, per poter arri che cosa dovevo saper fare per poter arrivare dove volevo. E io quei quei... voi potreste pensare, ma cavolo Marco, quei, quei sabati e quelle domeniche le hai persi per sempre, non è vero perché ho fatto quello che mi piaceva e oggi sono molto più soddisfatto di essere andato um, qualche volta in meno a, a uscito, essere uscito per andare a un pub a bere con i miei amici, essere andato um, molto meno in discoteca di tantissimi altri miei amici e... Però avere una vita che mi piace vivere, fare quello che mi piace veramente, ricordatevi: non è mai troppo tardi nella vita per ottenere quello che si vuole, nessuno si dovrebbe mai arrendere solo perché, cavolo, ho 30 anni ormai sono grande, ho 40 anni ormai sono grande, ho 60 anni ormai sono grande, ragazzi. Conosco tantissime persone anche qui sul canale. Lasciatemi qui sotto i commenti voi che siete grandi, che siete più grandi, magari dei diciottenni, ventenni, trentenni che stanno guardando il, il, seguono il nostro canale e tanti di voi commentate e spiegate come avete cambiato vita di punto in bianco ce ne sono tanti ogni tanto se leggete i commenti li, li trovate spero che oggi ne mettano ancora di più di questi commenti ragazzi spero che questo video vi sproni a capire che siete voi gli unici le uniche persone che potete cambiare la vostra vita nessun altro lo farà lo farà per voi Anzi, se lasciate ad altri fare, eh, permettergli di gestire la vostra vita, bene, lo faranno a loro vantaggio e mai a vostro vantaggio. Ragazzi, un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo prestissimo. Buono studio, buon trading e buoni investimenti a tutti. Ciao.